Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Traduzione Canzoni Musica Spiegata, a chi è iscritto e benvenuti a coloro che guardano il video per la prima volta. Questo canale appunto nasce dalla passione che mi spinge per la musica e la passione per imparare nuove canzoni, sia italiane che tradurre testi di altri paesi. Per capire appunto le canzoni, non soltanto da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista di ciò che vogliono trasmettere. Oggi andiamo con una pillola di canzoni italiane di un cantatore italiano. È la prima volta che lo trattiamo, è questo cantante Antonello Venditti. Antonello Venditti, voglio iniziare con una canzone, una delle più famose che ha scritto nel 1991, che si intitola Amici Mai. Amici Mai, appunto, è una canzone in cui si va a chiedere se ci può essere l'amicizia tra uomo e donna. Questo è proprio, secondo me, il punto chiave di quello che voleva dire Antonello Venditti. Se può esistere se può esistere un'amicizia tra uomo e donna, o comunque se può, diciamo, continuare un rapporto di amicizia anche dopo aver avuto un rapporto sentimentale. E questa, secondo me, è una domanda a cui non ci sa rispondere, perché nella canzone appunto si parla di un amore che è abbastanza turbolento, che è abbastanza complicato da spiegare, e soltanto chi ci passa lo può in qualche modo capire. E la frase che ci viene più in mente, la frase più importante, che anche diciamo nella storia di Antonello Venditti, che ha proprio fatto la storia secondo me di Antonello Venditti, è la frase che dice: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. E questa è una parola, secondo me, veramente top, perché vuol dire alla fine che se un amore è vero, un amore è reale, alla fine ti puoi anche lasciare, ti puoi anche perdere in un percorso di vita, però alla fine ci si torna sui propri passi e si capisce appunto che quello poteva essere l'amore della vita, no? E quindi diciamo che è una frase fondamentale proprio di tutte le canzoni di Venditti. Secondo me è la frase più importante. E quindi per questo ho potuto iniziare da questa canzone che in qualche modo può anche essere, diciamo, vista tra amicizie, un'amicizia che non è per forza un'amicizia tra uomo e donna, no? Un'amicizia in generale. E quindi, fatta la dovuta premessa, andiamo un attimo a parlare appunto del testo, che inizia con lui, con Antonello, che si mette nei panni della donna, no? E dice infatti: questa sera non chiamarmi, no, stasera devo uscire con lui. Lo sai, non è possibile, io lo vorrei, ma poi mi viene voglia di piangere. Quindi questa donna che in qualche modo esce con questo uomo, però non è quello che vuole, è come se è un amore forzato e lei pensa comunque a lui, e quindi è un amore che in qualche modo può essere di ritorno. E poi dice: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Infatti veniamo qui al punto fondamentale della canzone, secondo me questo è proprio il nocciolo della canzone. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. E infatti, amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. Quindi
Questo non è possibile perché quando lo sente ti viene da piangere. Questa sera non chiamarmi, no, stasera devo uscire con lui, lo sa, non è possibile, io vorrei, ma poi mi viene voglia di piangere. Sa che il loro rapporto appunto è finito, chiuso, ma il loro amore c'è ancora, come dicevamo prima, no? Questo amore che continua ad essere nel suo cuore, che sembra sparito e invece è tornato. Loro non si possono separare, sono una cosa sola ormai. Certi amori non finiscono con giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. Lui ne riesce ad essere soltanto un amico, ma non lo ritiene possibile. Ma non può nemmeno odiarla, perché la ama troppo. Quindi la ama talmente tanto che le perdonerebbe addirittura il fatto di averla tradita. Lei gli dice di non piangere, ma lui non riesce a trattenersi. Ma amici mai, perché si cerca come noi, non è possibile. Odiarsi mai perché si ama come noi, basta sorridere. No, no, non piangere, ma come faccio io a non piangere? Lui la ama ancora profondamente, nonostante siano lasciati, e lei esce già con un altro. Lui non riuscirebbe a provare amore per un'altra, quello che prova per lei. Lei è unica, è vicina, ma non può averla. Tu per me sei sempre l'unica, straordinaria, normalissima, vicina, irraggiungibile, inafferrabile, incomprensibile. La prega di non lasciarlo, no? Di stare con lui, ma non insieme, solo stargli accanto. Le chiede di non uscire con l'altro perché lui l'ama. Non si possono separare, il loro amore è unico. Non vuole essere l'amico, ma essere il suo ragazzo. È una tortura da vivere, ma stasera non lasciarmi. No, stasera non uscire con lui, il nostro amore è unico, insuperabile, indivisibile, ma amici mai. Quindi questo è un tema che tratta, appunto, questa è una canzone che tratta un tema che secondo me almeno tutti una volta nella vita l'hanno vissuto nel bene o nel male, è andato a finire bene, è andato a finire male, e c'è stato il lieto fine, non c'è stato il lieto fine, e comunque è questo il frutto appunto del testo, che comunque vi invito a riascoltarlo, e se non l'avete mai sentito, con Antonello Venditti, cantatore romano. E appunto per continuare questo percorso insieme di imparare musica, canzoni sia italiane che canzoni con la traduzione per capire cosa dicevano questi grandi artisti, questi grandi cantautori, per continuare insieme a questo percorso vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto il video e iscrivervi al canale Traduzione Canzoni e Musica Spiegata. Per continuare appunto insieme a scoprire questo grandissimo mondo che è la musica e le lingue e traduzioni. Quindi con Amici Mai di Antonello Venditti, per il momento è tutto, alla prossima, ciao!